L'acquazzone di ieri ha allagato le cantine del Caffè degli Specchi ed ha comportato un guasto al quadro elettrico. Il locale è stato costretto a chiudere al pubblico a tempo ancora non definito. Tegola non indifferente per il centralissimo e storico caffè di Piazza Unità nel pieno del boom turistico che sta vivendo il capoluogo. Una grana, quella della chiusura, a cui si sommano danni alla merce depositata. Il proprietario Riccardo Faggiotto, che abbiamo incontrato sul posto nel primo pomeriggio, ci ha raccontato come non sia possibile al momento né stimare economicamente le perdite di fornitura né avanzare una data di riapertura del locale. I vigili del fuoco intervenuti sul posto ieri sera hanno operato per aspirare l'ingente quantità d'acqua che si è riversata nel locale e per la messa in sicurezza degli impianti. Lo scenario odierno, con il meteo ballerino di mattina e pomeriggio, ha reso deserta e popolata la piazza nel giro di poche ore. A pioggia battente nessuno transitava in zona. Quando è uscito il sole, però, in molti si sono avvicinati al locale sperando di potervi entrare, dal momento che ogni arredo esterno era bagnato e non utilizzabile. Una volta avvicinati, però, la spiacevole sorpresa del locale chiuso al pubblico, con tanto di avviso posizionato all'esterno. L'incognita riguardo la tempistica è probabilmente l'aspetto più grave e preoccupante per la proprietà.